Buongiorno Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, ciao. Allora, volevo chiedere a Laura un approfondimento, qualcosa che magari ci puoi dire in più del tuo personaggio di Silvia, perché a me è sembrato inizialmente quello più fragile, no? Rispetto agli altri, e probabilmente perché ha un senso di colpa maggiore rispetto ai tre fratelli, perché diciamo che ciò che è accaduto e che non raccontiamo qui, forse è dipeso anche un po' da lei, no? Cioè, voglio dire, è bastato un grido, forse gli altri non capiscono, ma tu mi capisci, no? E quindi non so se appunto questo è un peso in più che Silvia ha rispetto ai suoi fratelli. E poi a entrambi com'è stato lavorare per la prima volta insieme, insomma, su un set, a te e a Marco. Grazie. Sì, beh, no, io non credo che Silvia abbia accusato questo senso di colpa perché comunque era veramente piccolo, no? Quindi diciamo che nella sua evoluzione forse il suo ricordo non è neanche così chiaro, no? C'è sempre questo tipo di confusione, appunto, che poi è accompagnato dal film, dalla favola dei fratelli Grimm, che è sempre tra un qualcosa di reale o di comunque immaginato. Quindi non credo che lei abbia assolutamente un ricordo concreto e netto e chiaro della situazione. Sicuramente, essendo la più piccola, l'ha accusato in maniera molto più violenta, no? Ha avuto meno strumenti per poter poi nel tempo elaborare questo dramma. Poi, sì, essendo anche una donna, l'unica dei quattro fratelli, ha sicuramente espresso le sue fragilità, no? Anche attraverso il suo percorso duro con quello della tossicodipendenza, ma è stata anche quella più coraggiosa, no? Quella che ha inciampato ma ha saputo rialzarsi e a differenza dei fratelli forse è andata dritta verso un obiettivo che sapeva potesse salvarla in qualche modo, no? Perché poi questo padre così autoritario che l'ha cresciuti a seconda delle regole della caccia, no? Infatti prima volevo anche dire che poi il personaggio di Peppino è quello che un po' racconta la riflessione che è necessaria fare a questo film, che è proprio come l'esasperazione del potere genitoriale poi determina, no? La vita dei figli, che quando è usato in maniera inadeguata danneggia appunto poi la loro vita. E quindi poi lei in qualche modo, ricordando le parole del padre, forse le uniche che in qualche modo le hanno dato speranza, perché le disse: quando adesso tutto questo ti sembrerà tremendo, insormontabile, ma quando tu sarai grande e avrai dei figli, capirai che tutto quello che adesso ti sembra così pesante sarà molto più leggero. E quindi lei per questo vede nella maternità un qualcosa di salvifico. E ecco, lavorare insieme? Ecco, su questo io vorrei anche. Prima parla tu su come è stato lavorare insieme, sai che mi ha Beh, com'è stato scelto. lavorare insieme per la prima Diciamo volta su un che il regista set? Sei uomo è l'unico autosabotandomi. caso in cui ha la possibilità di mandare sulla moglie. Bravo, bravo, assolutamente, perché sennò qua. Il film nasce Allora, ci hanno chiamato quasi subito che stavamo insieme sul set, siamo riusciti intuito che scusa, l'ho sentito. Ci hanno chiamato quasi subito che stavamo insieme sul set. Ma come, guarda, sai, all'inizio era strano, mi faceva molto strano, nonostante, insomma, e avevamo addirittura deciso di prendere, quando giravamo fuori Roma, di separarci delle per fare il camere film, poi diverse, nel senso, tu la tua stanza, io sì. la mia stanza, siamo totalmente professionali, che arriviamo sul set, ognuno. Poi è chiaro che lo spirito in realtà era la sera di grandissima condivisione sia di set che di idee, ma con tutti quanti, insomma, no? Perché ci trovavamo a cena a condividere idee, aspettative per il giorno dopo, percorsi psicologici del personaggio, eccetera, eccetera, che in un attimo ci siamo dimenticati di far finta di non essere quasi una coppia e siamo tornati ad essere una coppia. Anche se sul set in realtà, sai, ci è venuto distinto essere totalmente quasi due strane, non so come spiegarti, insomma, proprio attrice e regista in qualche maniera. Però è diventato molto spontaneo, è stato anche molto bello, sai, l'ho conosciuta sotto un ulteriore punto di vista.
Grazie. Ha conosciuto l'aspetto beato, no? Perché poi a casa sono più fumantina, invece sul set sono molto disciplinata, amo essere diretta, perché poi quando mi autogestisco faccio dei gran casini, e quindi lui secondo me ha amato molto questo. Dominare in questo senso si può dire, no? Perché io ormai si può dire, aspettato i ruoli, si può dire, oppure si può dire, c'è il mandato di no. Io ho finito Boris a mezzanotte, alle 6 di mattina il giorno dopo ho cominciato questo film, che è una cosa dalla quale non mi sono ancora ripreso. E i personaggi, se non ti hanno mai detto che tu fai il cattivo in Boris, sì esatto, ma più che il cattivo sono rotti, sono persone rotte, e dipende dalla persona che è seduta vicino a te. Questo è un film che parla di quanto un dolore con cui non si fa i conti ti perseguita per tutta la vita, e soprattutto rende impossibile la vita alle persone che ti stanno vicino. Invito tutti a fare i conti con i propri demoni, se no la vita degli altri è un inferno. E voglio dire una cosa generale sul fatto che questo sia un film cupo e sulla necessità di raccontare storie del genere. Grazie a Minerva e grazie a Marco, perché credo che ci sia un'illusione enorme nella nostra società, per cui si pensa che in un periodo di difficoltà dare il metadone della commedia in continuazione sia una cosa benefica. Invece ascoltare e guardare storie di persone e del loro dolore è una cosa che risuona in chi non sta bene, ed è una cosa che può sciogliere, può farci sentire meno soli. Questa per me è la funzione del cinema, e dare la possibilità a un autore selvaggio e completamente pazzo come Marco Bocci di raccontare questa storia. Marco Bocci sul set è uno spettacolo, è un uomo che mi ha fatto fare cose che nessuno mi ha mai fatto fare, e è una cosa importantissima, insomma, e sono contento di essere, di far parte, nonostante Piero Bon, di questo film. E invece vabbè, io adoro il genere, adoro questo tipo di film, sono appassionato di non perché questo sia solo un film di genere o possa essere ascrivibile a un horror, però da Jordan Peele a Egger, cioè nel senso, a me divertiva dall'inizio quando Marco mi ha fatto leggere il copione questa dinamica, questi fratelli, questa storia, anche se continuano tutti a dire che sono cattivi, non li vedo cattivi, li vedo disperati, li vedo è un percorso diverso. Io personaggi così, ecco, penso a Cinali in Suburra, ecco, diciamo che è un calcolatore, è uno che sa sempre cosa fare dopo, è uno che sopravvive, un uomo di gomma. Qui è il contrario. Ha ragione Pietro, rotti, personaggi rotti. Personaggi rotti completamente, la bella immagine, comunque questa educazione che gli arriva dal padre attraverso la caccia, se vuoi, no? Questa educazione sentimentale che da lì parte, e non a caso conclude la loro esistenza, no? Cioè inizia da ragazzini con la caccia e finisce più o meno allo stesso modo. È anche un po' poetico, ma in realtà sono dei disperati, sono dei personaggi sull'orlo di un baratro, ed è bello fare questi personaggi, insomma, è sempre divertente. Io invece ho avuto un percorso abbastanza instabile, perché in realtà ho approdato al cinema con ruoli più neri, no? Insomma, mi sono sentita anche da cinema, ho sempre avuto questo richiamo verso ruoli molto intensi, duri. Poi ho virato verso la commedia per un po'. E diciamo che per me è sempre stato forse più complicato calarmi nel ruolo della commedia piuttosto che in questo tipo di personaggio così complesso. E devo dire che però è stata un'esperienza che mi ha fatto riscoprire delle corde che era molto tempo che non mettevo in scena, no? Perché in realtà, come dicevano loro, sono personaggi che hanno delle rotture interiori, ma che gli sono state imposte purtroppo da un qualcosa che hanno dovuto subire e che subiranno sempre, no? Quindi non sono personaggi neri, ma sono semplicemente personaggi che non riescono proprio a trovare un aspetto di sopravvivenza reale alla vita, no? Che hanno dovuto subire. E quando Marco mi ha, diciamo che io ho assistito alla nascita di questo progetto,
e leggendo il personaggio di Silvia mi sono quasi sovrapposta, no? Perché ho percepito che lui, insomma, scrivesse in realtà Silvia in concomitanza con degli aspetti che io ho, che lui conosce molto bene e ai quali poi che potevo chiaramente trasformare in qualcosa di potente per supportare Silvia. Sono d'accordo con tutti loro, non sono cattivi, hanno una violenza latente che abbiamo un po' tutti. Poi dipende che percorsi facciamo nella vita, loro hanno un'implosione dentro, il mio personaggio poi è continuamente, il suo quotidiano è compiacere a qualcosa, a qualcuno, al lavoro, alla famiglia, e per cui la sua implosione cresce sempre di più, sempre di più. Poi c'è un fattore scatenante che è un fattore che arriverà, no? Senza spoilerare, c'è un fatto che avviene per tutti uguale. E ognuno reagisce alla sua maniera, però la cosa che hanno in comune è questa rabbia sotto, questo nero, però ne sono responsabili, è una cosa che gli è capitata da bambini. Per cui davvero la cosa interessante, forse come in tante altre operazioni, ma anche in questa, è non fare nero, bianco, ma stare in questa zona grigia, di bosco proprio, che non è né ombra né luce, non si capisce tanto bene, che diventa quasi uno stato interiore il bosco, e ci si porta veramente a deflagrare, a impazzire. Sì, me la sono scritta prima. Che non lo so. Diciamo che sono d'accordo con i miei colleghi, nel senso che loro non sono cattivi, in fondo. Il cattivo sono io, il papà è il cattivo, perché è l'unica persona che ferisce. Loro sono persone che sono state ferite e poi rispondono a questa ferita come possono nell'arco della loro esistenza. E poi alla fine del film dovranno fare i conti con questa ferita. Mentre questa figura che interpreto io è quello che ferisce, quello che produce la ferita. Perché? Diciamo, la difficoltà non c'è stata perché sono poche scene, ma sono scritte bene, nel senso che hanno una progressione per cui ci si può trovare un percorso dentro la progressione delle scene di questo papà, compresa quella in cui si mostra una certa fragilità, no? Mi sono detto che probabilmente lui è pure lui vittima di qualcosa, forse vittima di questo aver, diciamo, spostato la propria identità fuori da sé, insomma, sulla famiglia e sull'amore per questa donna, e quindi quando queste cose vengono messe in pericolo lui cerca di difenderle in tutti i modi, dato che la sua identità è spostata all'esterno, perde identità e quindi a quel punto combina un macello. Ma mi sono fatto poche domande, mi sono concentrato molto su queste scene che in sequenza raccontavano comunque una storia, anche se diciamo in una sintesi, e quindi non era tanto preoccuparsi di quello che era la backstory, di quello che era prima, ma occuparsi di ogni singola scena al massimo, sostanzialmente. Però ecco, vorrei scagionare i miei figli, il cattivo sono io, loro non hanno nessuna responsabilità. Li ho messi in un contesto che a me affascina molto, che è quello familiare, dove i sentimenti, dove c'è una storia che ogni personaggio si porta dietro a vita in maniera passiva, però, no? Perché siamo costretti, viviamo delle scelte a volte degli altri, non sappiamo quanto queste poi si possano staccare dalle decisioni che noi prendiamo da adulti. In un panorama, in un contesto dove mi piacerebbe raccontare la società, in un momento in cui, a mio avviso, insomma, sia molto complicata, perché si lotta ogni giorno con una ferocia tremenda per la sopravvivenza, per la sopraffazione, per il più forte che vince assolutamente sul più debole, per il denaro, perché il denaro ormai sono semplicemente lo specchio, l'unico specchio del successo e del potere, e quindi insomma mi piaceva mettere in scena e raccontare una storia dove raccontasse una parte della nostra società un pochino feroce. Ci doveva essere un qualcosa di non detto molto importante tra di loro, no? E qualcosa che doveva anche disturbare tantissimo, secondo me, quello che mi piaceva mettere in scena in questo film. Io infatti ho cercato di raccontare quattro fratelli in realtà che si amano alla follia, che non si sono visti
per cercare di salvarsi in qualche modo, per cercare di distaccarsi da quel passato, perché soltanto guardarsi negli occhi, la consapevolezza di quello sguardo manifestava la certezza di quello che era accaduto. E quindi sono quattro fratelli che avrebbero voluto amarsi e condividere qualcosa per viverlo insieme in maniera più forte, no? Piuttosto che viverlo in maniera solitaria, ma non hanno avuto la possibilità, la forza, perché quello sguardo era esattamente come quello che si ricordavano quando erano bambini. E quindi c'è questo conflitto grandissimo che porta ad allontanarli, e quindi a stare lontano per anni, finché poi qualche cosa di incontrollabile nel momento in cui ci si ritrova può scatenare, insomma, e diventa complicato. Per quanto riguarda Peppino, invece, era complicatissimo, perché mi piaceva tanto che lui esagerasse, che lui fosse proprio, che disturbasse proprio anche lo spettatore. Per quanto riguarda, insomma, mi piaceva che vedendolo doveva essere così talmente tanto aggressivo, anche ingiustificato a volte, che era una roba sua dentro, che doveva darti, inquietarti, metterti, farti, mi piacerebbe che, come va in scena, insomma, uno sulla poltrona cerca di spostarsi. È stato bravissimo proprio con, come dicevi tu, con tutte le chance che ha avuto, le ha adoperate proprio in maniera eccellente. Marco ha un rapporto talmente, come dire, animale con la macchina da presa, con quello che vede, quello che vuole vedere, gli effetti, che l'operatore di macchina sta ancora facendo fisioterapia questo film. E ti dico solo questo: sul set, a un certo punto, tra un ciak e l'altro, arriva un macchinista che mi misura. Cioè, mi dice: ti posso misurare? Sì. Ma per fare cosa? No, perché te stiamo a costruire una cosa. E io ho detto: oh, mamma mia! No, perché Marco ci ha chiesto una cosa. A me non era mai successo di essere misurato da un macchinista, e vabbè, poi mi sono ritrovato in una specie di tac il giorno dopo, incastrato su un binario, una roba incredibile. Questa è la follia di questo ragazzo, che poi ogni tanto lo vedi in questo piumino bianco con delle piume che appare in questo bosco. Vabbè.